dematerializzazione come nuovo paradigma per sviluppare il sistema dei rapporti fra pubblica amministrazione e banche, tra imprese e banche. Dematerializzazione come nuovo modo di lavorare e di creare innovazione all'interno del sistema Italia. Dematerializzazione come strumento di innovazione che il consorzio del corporate banking ha sempre promosso e sviluppato da oltre 5 anni. Noi speriamo che, siamo convinti che la relazione e l'utilizzo dei nuovi protocolli di servizio con il sistema di interscambio della pubblica amministrazione via SOGEI sia o possa diventare un vero volano per cominciare effettivamente a sfruttare tutto quello che la fattura elettronica e la conservazione sostitutiva possono dare alla comunità italiana. In questo ambito SIA è sempre stata sul fronte per sviluppare insieme al consorzio del corporate banking nuove iniziative, nuovi servizi. Da oltre 20 anni contribuisce allo sviluppo del rapporto fra banche e imprese, fra banche e pubblica amministrazione, e oggi è uno dei principali esponenti che le imprese prediligono per sviluppare della progettualità di matrice bancaria con dei servizi ad alta affidabilità. Oggi il nodo della SIA nell'ambito del consorzio del corporate banking vede transitare oltre 250 milioni di disposizioni ed oltre 300 milioni di flussi informativi, quindi vede una grossa componente di servizio e operativa che in maniera silente aiuta e valorizza il ruolo delle banche verso il business e verso la pubblica amministrazione. Tutto quello che è stato sviluppato in passato nella relazione bank to business e business to bank viene poi oggi messo al servizio della comunità bancaria per riportare al centro del rapporto tra imprese e cittadini e tra aziende e cittadini il ruolo della banca. Nell'ambito dei servizi rivolti al consumatore finale, il gruppo SIA è in grado di supportare in maniera consistente e proficua il corporate banking interbancario per accelerare il processo di innovazione che l'ecosistema italiano richiede alla comunità bancaria.